Sì, le donne tornano a fare le mogli casalinghe. Sì, le donne tornano a fare le mogli casalinghe. Il fatto è che un amico Marco Libero mi ha inviato una singolare notizia, e cioè che è sorta questa singolare notizia, io la metto come link riassunto di questo video, così voi la potete leggere nella sua interezza, e come sto facendo ora qua io. Allora, è sorta una scuola da parte di alcune donne, e una scuola per educare le donne a fare le mogli casalinghe, cioè le mogli che lavorano sono in casa, non le mogli che hanno il doppio lavoro, il lavoro in casa e il lavoro fuori. Allora, è un'iniziativa interessante. Il grande filosofo partenopeo napoletano Giambattista Vico parlava di corsi e ricorsi storici, ma si può anche darci che ci sia flussi e riflusso, nel senso che magari le donne si sono stancate di avere il doppio o il triplice lavoro che comporta la gastrite. Una volta la gastrite caratterizzava solo gli uomini, adesso sono più le donne ad avere la gastrite e l'ulcera che non gli uomini. Le donne magari sono stancate di perdere i capelli, si sono stancate di perdere i capelli, perché anche la perdita dei capelli è causata dallo stress. E magari tante donne pensano che forse quasi quasi è meglio sposarsi e restare in casa a fare le casalinghe, accudire la casa, accudire il marito, accudire i figlioli. Beh, ci sono tante considerazioni da fare, tante considerazioni da fare. E l'emancipazione femminile è una cosa del tutto comprensibile, che sia chiaro, perché c'è perfetta parità mentale, perfetta parità mentale tra uomini e donne, quindi è giusto che le donne vadano a votare, è anche giusto che le donne magistrate, che so, le donne politiche, le donne poliziotte, eccetera. Però tutto ciò, mi si perdoni, avviene che a spese di chi? Dei bambini, i bambini, non sono iscritti a un sindacato, capito? I bambini non hanno la tessera sindacale, non possono far valere i loro diritti, per cui se mamma va a lavorare, fa la magistrata, fa la medica, fa l'operaia, eccetera. È una bella cosa per la moglie, ma il bambino non è contento, perché il bambino viene preso da mamma o da papà e viene portato all'asilo nido. Poi il bambino cresce e viene portato a scuola dell'infanzia, dove magari viene anche preso a sberle, perché adesso dentro le scuole ci vogliono mettere telecamere, perché sono sempre più frequenti i casi di bambini che vengono presi a sberle, ma a sberle brutte. E poi come capita anche gli anziani non sono contenti. Anche gli anziani non sono contenti, perché gli anziani, in virtù del fatto che le donne vanno tutte a lavorare fuori, nessuno ci pensa più agli anziani, per cui gli anziani o si devono fare la badante rumena, o vanno in casa di riposo e anche lì volano le sberle. Sì, queste sono considerazioni da farsi. Solo Serafino Masoni può fare con queste considerazioni, perché di solito quando qualcuno si solleva verso la libertà, e c'è qualcun altro che precipita nella schiavitù, e qualche ci rimette nella situazione dell'emancipazione femminile, che è una cosa bellissima, no?
quelli che ci rimettono sono i bambini sballottati all'asilo nido a caro prezzo, e i vecchietti dove lo metto il vecchietto, dove lo metto? Nella casa di riposo, anche lì morono sberle, va bene. È stato quell'amico mio che mi ha mandato questo articolo, capito, questo articolo. In ogni caso, cari amici, voi andate subito in libreria e comprate questa mia opera storico-mitologica. Se non volete andare in libreria, fate l'ordine online, Amazon, Feltrinelli, Rizzoli, Mondadori, eccetera, e leggendo quest'opera sarete tutti tanto felici e contenti. Va bene? A tutti tanti cari saluti da